Ciao ragazzi, sono Volscente e ritorniamo con l'ottavo episodio di Zombie. Allora, almeno credo sia l'ottavo. Ma si comincia, bisogna scappare da questo bellissimo posto e vedere cosa fare. Perché sennò ci scanneranno. Ci hanno consigliato di lasciare subito il posto. E noi questo lo vogliamo fare. Ma proprio questo, nel frattempo per un'altra cosa voglio fare, chiudere questa cosa qua. Perché col riflesso non si vede nulla. Scandagliamo un secondo. Questa era la pagina, c'è una pagina, visto che ci stiamo Carlo, perdendo. non ti dimenticherò mai. I giorni insieme sono stati i più felici della mia vita. Questi ricordi sono ormai sbiaditi e non voglio andare avanti. Sappiamo entrambi che non sei pazzo, ma l'ingiustizia che hai subito ti ha cambiato. Non sei più l'uomo che amavo, l'uomo che ho Ok. rischiato e perso tutto per preparare il mondo all'arrivo della tempesta. Quell'uomo è morto. Le tue lettere sono diventate sempre più intrise di cinismo e disprezzo. Dio mi è testimone, non do la colpa a te, dopo tutto quello che è successo. Ma questa nuova versione di te non mi piace. Temo che non abbiamo più nulla di costruttivo da dirci. Se io o chiunque altro riusciremo a sopravvivere all'afflizione, sarà merito tuo. Merito dell'uomo che amavo, che sarà sempre parte di me. Ok ragazzi, perdonami. Nel frattempo noi che qua abbiamo trovato appena appena l'inventario è pieno. Subito via questo. Subito via questo. Sta mazza. Non mi dire che non posso avere la mazza chiodata perché uccido qualcuno. Devo riuscire a buttare qualcosa. Nonostante i bug e le cose. Niente ragazzi. Mi devo curare, non devo, devo mangiare. Munizione a 12 mm, 7. Cosa posso buttare, ragazzi? Cosa posso buttare? Non mi fa sta cosa della, che non mi fa lasciare ste cazzo di armi. Per tale motivo, ragazzi, mi sa che dovrò rinunciare. L'unica cosa che posso piazzare qua facilmente è una bellissima mina che devo sprecare perché questo menu fa schifo. Ok, abbiamo preso la mazza chiodata. Ok, il mio nuovo amico. Ok. Abbiamo la luce di nuovo. E dopo aver visto in questa cassa cosa c'è, qualcos'altro magari non possiamo prendere? No. Andiamo. Armati di nuovissima mazza chiodata. Sì. Che mi sa che ci servirà molto molto presto a giudicare quello che ce l'ha. Sì. Ciao. Come funziona? Ok. Mi piace questa mazza chiodata. Vediamo cosa possiamo fare con il nostro cercatutto. Ci ha trovato la porta che non avremmo mai trovato senza di lui. Non possiamo scavalcare. No, apriamo questa cazzo di porta. Siamo nei sotterranei. E qua sembra un posto dove siamo già stati. Che qua ci hanno disegnato qua? Ah, che bello, va bene. Qua ci siamo già stati. E vediamo se riusciamo a uscire. Pa 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 pa
ammazzo tutti con la mazza che ho data. Okidok. Okidok. Il nostro target è andare in fondo. Vediamo se c'è qualcosina che merita. Che cos'è lì? Di essere scoperto? Assolutamente niente.
aggiunta la porta alla mappa. Entriamo qua e cominciamo a prenderci qualche bell'infarto, perché il posto si presta parecchio. Niente qua. Ops. Ops. Mi era scappato il mouse quasi. Bel posto cupo come piace a noi. Bella scala che da sul non si sa cosa. Molto probabilmente ci porterà in mezzo ai guai. Che cosa c'è là dei reperti antichi? Siamo di nuovo a Buckingham Palace. Lì c'è un'immagine dei corvi. Un codice. Proviamo quel codice 1527 di nuovo. 1527. No, assolutamente, vabbè. Ma ci abbiamo provato. Vediamo se riesce a vedere qualcosa. Ah, lì c'è qualcosa. 7-3 C7 7-3 0-7 può essere 7-3 0-7 no 7-3-1-7 7-3-2-7 7-3-3-7 7-3-4-7 7-3-5-7 7-3-6-7 7-3-7-7 7-3-8-7 7-3-9-7 7-3-0-7 Niente ragazzi, noi ce l'abbiamo già messa tuttissima. Però qua ci sono dei... Ah, c'è pure una cosa qua, un simbolo. Satanicissimo. 3. Sembra ci sia un 3 in fondo. O un 8. 7. 0, 7. 7. 3. 7, 0, 3. 7, vediamo. 7, 0. 3, 7, no. Rivediamola, ragazzi, questi codici. 8, 0, 7, non lo so. Ragazzi, ci sono tutti criptati qua. Bisogna trovare un modo di decriptare queste cose qua. Che non è bello. Che cazzo. C'è qua. Potenziamento capienza. Abbiamo un potenziamento per la capienza. Della mazza chiodata. Ci mettiamo più chiodi in quella cazzo di mappa. Voglio provare a vedere un'altra cosa. C'è. Serve un 1, 2, 3, 4. Un istante, cos'era questo 1, 2, 3, 4? Io non capisco però. Niente, non si riesce. Dobbiamo andare avanti, ragazzi, senza indugio. Bentornati a Buckingham Palace. Mappa aggiornata. Non c'eravamo già stati qua? Sì, c'eravamo già stati. C'è lo stesso codice su quel dipinto. Noi dobbiamo entrare da qua. Andare da qua a sinistra. Entrare nel nostro... Che cosa c'è qua? Questa non me ne ero accorto di questa cosa. Andare a dare il nostro secondo libro. Sì. Sì. Lo so, perché sono un genio. Se solo fossi arrivato prima.
Ho provato a salvarli. E c'ero quasi. Ma ciò che sopravvive non la si può chiamare vita. Sono sollevato che i colleghi dell'Omega non abbiano dovuto assistere a questo. Bellissima, le parole sono messe bene a tempo con sincronizzate con la bocca che si muove. Oddio. Questa è l'ultima lettera di Dia, Francis Bacon. Francis Bacon, il pittore? Eccetera, eccetera. È Francis sì. Bacon. Parla del codice della panacea. Ora, i corpi dicono di conoscere questo codice. Devono essere a Londra, da qualche parte. Vedete ragazzi, questo è il codice che non ci fa aprire queste cazzo di cose. Recuperare il codice, potremmo trovare una cura. Ora, non devo arrendermi. Ho fatto un giuramento alla mia professione di squarciare il velo dell'ignoranza con la scienza. E così farò. A dopo. A dopo. Noi ricordiamo che non salviamo da uno ziliardo di anni. Qua c'è un lettino bellissimo, una stanza fenomenale. Che ci ha dato? Usa il monitor per trovare chi ha la lettera. Dove cazzo si deve andare da qua? Va bene, andiamo. Proviamo chi ha la lettera. Nostra bellissima destinazione. Che è qua, il rifugio. Sì, mi sa che dobbiamo tornare al rifugio per ora. Pa 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 pa. Dai. Siamo finalmente al nostro bellissimo rifugietto. Rifugietto. E prima di fare qualunque cosa salviamo, perché non sapevo da uno ziliardo di anni, ragazzi. Ok, ottimo. Vediamo qua di andare. Anzi, vediamo qua di andare. Prima di tutto, dove tutto ha avuto inizio e dove tutto. Oh, finisce. Vaffanculo. Proteggi il rifugio. La tua sopravvivenza è nelle tue mani. Ok, devo proteggere il rifugio. Però quello che voglio fare io, proteggendo il rifugio, è di andare a mettere un po' di schifezze di lato. Cos'è questo? Carne di animale, via. La balestra, la cosa. Voglio potenziare un po' di armi. Allora, noi abbiamo qua una doppietta dove possiamo potenziare l'arma, potenza di fuoco. Va bene. E questa di qua, vuoi davvero potenziare l'arma? Che cosa fa? Diffusione. Va bene, abbiamo la doppietta migliore. Cosa possiamo fare? Questo di qua possiamo aumentare il caricatore. E la pistola. Possiamo forse aumentare il caricatore? No. A questa possiamo aumentare il caricatore? No. A questa possiamo più aumentare niente? Non possiamo più aumentare il caricatore a niente. Ragazzi, cadenza di fuoco bassa. Va bene. Ragazzi, abbiamo qua una bella, tante belle armi. Un dardo per la balestra, uno. E dei colpi per la pistola. Dove voglio vedere un secondo io qua.
nelle nostre belle armi. La pistola sta migliorando. Difendiamo questo posto. Dice che ancora questo è il nostro obiettivo. Dobbiamo andare da qua. No. Dobbiamo cliccare qua. Eccoti. Che ci facevi a Buckingham Palace? Sono fatti miei. Ho avuto un'idea. Pare che nel palazzo ci sia un campo militare. Il più alto in carica è il colonnello Waverly, il mio vecchio comandante nella guerra del Golfo. Di che ti mando io? Potresti recuperare delle armi migliori e magari anche un po' di esplosivo. Ok. Ora abbiamo un sacco di spazio. Delle armi migliori e anche qualche esplosivo. Nel frattempo mettiamo... No, lo zaino. Abbiamo un sacco di spazio in quel posto. Non qui. Ragazzi, non... Quello che posso fare è andare a caricare qualche colpo di più al mitragliatore prima di andare là. Che abbiamo la nostra bellissima sala con il mitragliatore che dovrebbe essere da qualche parte qua. Do cavolo, non me lo ricordo. Forse qua? No. Vabbè, si fotta la sala col mitragliatore. Noi andiamocene dal colonnello Waverly e vediamo cosa riusciamo a fare. Ecco qua la sala col mitragliatore. Ah, non so, è tutto pieno. È tutto pienissimo, non si può neanche più ricaricare questa cazzata. Si può scendere solo da qua. Oh oh, qui sono i topi. Va bene. Fin qui siamo a posto. È un topo o un nemico là dentro? Che cosa? È infuocato quel coso. Oh mio Dio. Questo è quello... Quello zombie che era in fiamme. Non c'è niente. Qua scendiamo. Passiamo sto microfono perché non sto vedendo niente del gioco. Ok. Forse ce la faremo a conoscere questo colonnello Waverly. Sempre in posti puliti andiamo. Raggiungi Green Park. Ok ragazzi, dead. Lì c'è solito posto.
Ma che cos'è questo rumore? Solito posto allegro. Qui i corpi di V ai sopravvissuti. L'evacuazione inizierà al rintocco delle campane della torre. Luce verde per l'evacuazione della torre di Londra. Ok, l'evacuazione della torre di Londra. Pensavo fosse morto. Ma non badare a lei. I corvi non saprebbero organizzare un'orgia in un bordello. Evacuazione un corno. È più probabile che ti ammazzino per rubarti lo zaino. Non saprebbero organizzare un'orgia in un bordello. Geniale. Sei geniale. Oh mio Dio. La torre di Londra, ragazzi, è dove si tengono anche i gioielli della famiglia reale. Vediamo di aprire questa velocemente. Okidok. Oh. Questo dove ci porta questa salita qua? Ah, qua fuori. Dove eravamo andati già prima, bellissimo. Comunque, questi corvi non saprebbero. Oh. Organizzare un'orgia in un bordello. E qua spero che siano tanti tanti topi. In quest'acqua. Corvi. Fino ad ora sono corvi. Trova il colonnello. Avrà di certo una scheda per accedere all'armeria. No, no. Non è cupo neanche un po'. Non è cupo neanche un po'. Oh mio Dio. Lì c'è un qualcosa di rosso. Che non so. No, no, non posso. Non posso di certo. Attraversare questo fiume così. Non è che c'ho un pochettino di... Merda. Ai miei tempi l'esercito era una cosa seria. Guarda adesso. Sembra una cosa cattiva. Già che sei lì, cerca delle armi. Sì, infatti. Abbiamo trovato una bella scheda d'accesso. Waverly era uno tosto, sai? Mi ha sempre guardato le spalle, in Kuwait e anche dopo. Un uomo tutto d'un pezzo. Vediamo che troviamo un ratto, che non ce ne frega niente. Non me lo prendo, grazie. Scusate, ma non ho fame. Non la prendete come qualcosa di personale. Troppo tardi. Cosa c'è qui? Sono un po' ovunque questi. Chissà perché non mi fido andare. Non mi fido molto ad andare in quest'acqua. Che cos'è quella cosa lì? Si muove. Visto che lo sapevo. Ok. Cos'era? C'era un'altra cosa in avvicinamento. Quello è vuoto. Pro-
proviamo a correre qua. Che bel posto, ragazzi. Che bel posto. Che bel posto. Abbiamo trovato le munizioni. Che schifo non ci fanno. Voglio entrare qua dentro e vedere che c'è. Che forse c'è un qualcosa che possa aprire. Una porta che ci fa... Ok, dove siamo ora? Vediamo velocemente. Un altro accesso praticamente al a questo schifo. Usciamo molto velocemente qua fuori e si può arrivare dall'altra parte. Si spera senza farsi mangiare vivi. Si spera, perché lì non lo so che cosa sia quella cosa là. Oh mio Dio, vado di qua. So che non è proprio il posto migliore. La si può mettere del C4. Munizioni per il fucile. Che cosa abbiamo qua? È pieno zeppo di passaggi. Ah, qua era lì. Ah, benissimo. Potevamo risparmiare un sacco di strada passando da qua. Se avessimo notato questa cosa qua, che non abbiamo notato. Va bene. Che cosa c'era? Ah, ok, niente. Scusate, sto perdendo tempo, lo so. Wow. Guarda come ha diato subito simpatico. Non ci si può avvicinare a questi stronzi che subito cercano di mangiarti vivo. Lo so. Ok. Abbiamo di nuovo le telecamere. Qua c'è niente. Non c'è niente. Là c'è Buckingham Palace. Ora ce dobbiamo ritornare. Da dove siamo tornati allegramente. Lì c'è. Ma andiamocene anche da qua. Questo posto mi piace. Secondo me è fighissimo. Ma corri, 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 che abbiamo fatto un giro inutile. Ok. Si può entrare da qua? Assolutamente no. E da qua assolutamente no. Che cosa c'è qua? C'era una... Oh! Cadenza di fuoco. Un altro bel potenziamento. Ecco cosa c'era qua. Un segreto. Perché qua c'è? Ho paura di questi mostri di qua. Che ha questo un altro potenziamento.
Ok. Dobbiamo salire al piano di sopra. Non si capisce mica. Vediamo l'obiettivo. Apri il cancello dell'armeria militare. Questa cazzo è l'armeria militare. Cosa c'ha qua? Non si può andare all'armeria militare da qua. No. No, assolutamente no. Mi sto confondendo alla grandissima. Eccolo qua. Ce l'hai fatta. Benissimo. Adesso arraffa tutto quello che puoi e portalo al rifugio. Ok. Vediamo cosa possiamo arraffare. Scusa, mi sa che non... mi sono intromessa nelle vostre comunicazioni, ma i corvi di Dee stanno pianificando un'evacuazione dalla torre di Londra e ci serve tutto l'aiuto possibile. Aiutaci e potrai venire con noi. Ok, qua C4. L'ottimo esplosivo, inutile in combattimento, perfetto per aprirsi una strada. Cosa abbiamo bisogno qua? Munizioni, munizioni. Cerchiamo di ricaricarci la pistola in modo tale da prendere un pochettino di colpi. Dio. Ok. Dicevamo. Poi cosa abbiamo? Altri colpi. Altri schifi. E questo non ci entra. Poi cosa abbiamo qua? Potenziamento di fuoco al solito. B per il virucida non ce ne frega niente. Tutto fatto, tutto fatto, tutto fatto. Ora dobbiamo tornare al... raccoglie la lettera di D a Beaconfield. Ok. Raccoglie lettere ID nella torre di Londra. Raccoglie lettere ID a Spitalfield. Raccoglie lettere ID al mercato di Brick Lane. Raccoglie lettere ID all'appartamento di Brick Lane. Trovare 7 lettere ID per il dottore. Quindi dobbiamo trovare le lettere ID. E ragazzi, con questa missione di dover trovare le lettere ID, vi saluto per questo episodio. È stato lunghissimo. E cerchiamo di trovare quante più lettere ID nel giro del prossimo episodio, vedendo cosa succede, perché qua ci fanno girare un pochettino fra lo Spitalfield Market, Brick Lane, succederà un po' di bordello, oramai l'evacuazione lì è in corso e sono sicuro che ci porterà una bella valanga di merda, come piace a voi. Comunque, lasciate un mi piace per sostenere me, la serie, il canale e vedere più video di questa serie qua. Grazie e alla prossima, ciao! Break it down like... Ha 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 ha!